prima di iniziare questo nuovo filmato voglio ringraziare tutte le persone che hanno iniziato a seguirmi sul canale. Ogni giorno aumentare sempre di più sulla pagina, anche ringrazio tutte le persone che ogni giorno mi seguono, mi lasciano messaggi ed apprezzano il percorso che sto facendo. In questo video vi propongo il mio amato beauty case di rossetti strapieno. Come il video precedente ve ne avevo parlato che prima o poi vi avrei fatto vedere la mia ossessione per i rossetti. Procediamo a beauty case delle meraviglie. Vi mostro tutti i rossetti che ho. Allora, questo è un kit, eccolo qui, ve lo faccio vedere per bene. Questo è un kit della Pupa che era proposto a Natale. Non so se lo trovate nei negozi, ma credo di sì, perché ha avuto grande successo. È un kit che contiene sia il rossetto, è un rossetto un bel po' scuro, diciamo stile vampiro per farvi capire il colore, e la matita in abbinato dello stesso identica tonalità. E questo era il cofanetto con un bellissimo rossetto in matita, molto utile perché aiuta a contornare bene le labbra. Poi successivamente vi ripropongo, se lo trovo l'altro, vi ripropongo i rossetti che vi ho fatto vedere nello scorso filmato, quello lì della rivista Makeup and Beauty, che era un rossetto sempre sul come posso dire, la tonalità sempre su un rosso stile vampiro però un po' più chiaro, e una tonalità quest'altra color corallo. Eccoli qua, ve li faccio vedere aperti così vedete meglio i colori. Mi sto impicciando, eccolo qui. Vedete? Eccole qua le tonalità. Allora, li richiudiamo perché sono oracoli per me questi. Uno di qua e uno di qua. Poi troviamo quest'altro rossetto qui, che è della Rigo ed è lo il numero invece dello 923. Questa è la tonalità, lo uso parecchio soprattutto verso l'estate perché è una stagione che a me mette molta allegria, no? E quindi preferisco utilizzare rossetti più chiari rispetto all'inverno che uso in genere rossetti molto più scuri. Allora, ve l'ho fatto vedere e ve lo faccio rivedere perché l'ho chiuso quasi subito. Eccolo qui, il 923, bellissimo, di Kiko, che lo trovate senz'altro perché non è una non è un'edizione limitata. Poi quest'altro rossetto sul color corallo, ma neanche più di tanto, un po' più chiaro rispetto al color corallo del rossetto della rivista Makeup and Beauty, questo qui, sempre della Kiko. Amo molto i loro rossetti perché hanno secondo me una buona durata, qualità, a me piacciono, poi sono gusti personali. Questo è il 904 invece. Poi troviamo un rossetto sempre della Kiko, questo color cipria, rosa cipria, molto bello, naturale, alle persone a cui piace truccarsi insomma in modo naturale, che è il 515, però credo che questa qui, se non sbaglio, era un'edizione limitata, non ricordo bene, però se andate a vedere sul catalogo loro, sul sito pure online oppure direttamente in negozio, e chiedere di questo rossetto, poi dopo loro vi sapranno dire. La mia amata tinta della Wygon Long Lasting Lipstick, questa qui, la numero 20 tonalità fragola, ve ne ho parlato nel secondo video dove facevo il tutorial con quel trucco. Poi troviamo qui un rossetto di H&M. Ho testato anche i rossetti di questa catena per abbigliamento, ma hanno anche un reparto di trucchi molto ben fornito e sono anche abbastanza buoni. In questo qui c'è il rossetto color fucsian, sì, tonalità di quel campo lì, eccolo. E la cosa bella che mi ha fatto subito comprare questo prodotto è il fatto che dall'altra parte il grosso dello stesso identico colore, per avere magari delle labbra un po' più idratate e più luminose. Poi il rossetto di Kiko, un colore molto naturale, eccolo, che è il numero 96, sempre Kiko, il mio amato Kiko,
prima di farvelo vedere vi dico il numero 57, ed è un rosa metallizzato, è un po' particolare, infatti se vedete è ancora tutto sano, non lo uso tanto perché non so mai come abbinarlo, ma troverò un trucco e ve lo propongo casomai. Poi, da Kiko sempre, vabbè non direi di ogni volta Kiko perché la maggior parte sono Kiko, se le trovo, a me piacciono molto e ve le consiglio assolutamente, ne ho di diverse tonalità, queste matite lucida labbra, ma sono anche rossetto, sono bellissime, sono in diverse tonalità. Io ho queste qui e le trovo estremamente comode da mettere in borsetta, da portare appresso, sia durata e qualità prezzo ottima, e ho queste tonalità qui, ve le metto vicino così vedete per bene, e sono allora questa qui, eccola, spero vedrete la tonalità perché non so se la foto, se la telecamera inquadra bene, è la numero 16 ed è un rosso glitterato, è bellissimo. Poi la numero 00, anche qui è su un colore naturale, e questa qui spero vedrete bene perché ancora devo modernizzarmi con fotocamere, telecamere eccetera, ma prossimamente avrete anche inquadrature migliori. La 06, questa, eccola, e la numero 12, che è un colore molto bello e che uso principalmente in inverno, ma anche durante questa stagione intermedia, insomma che ci avviciniamo primavera e estate, eccola qua. Poi ho l'unico rossetto della Colors & Beauty Milano, anche questo è un marrone metallizzato come quello di Kiko, però questa è un'altra marca. Anche questo carino, però non so mai come abbinarlo, spero di trovare i trucchi che si abbina bene questa tonalità. È il numero, adesso ve lo dico se lo trovo, no non lo trovo perché si è cancellato, comunque credo sia di una vecchia collezione, non credo sia ancora in commercio, almeno penso, poi se lo trovate fatemelo sapere. Allora, poi, qua abbiamo tanto ancora da parlare. Allora, eccolo qui, un altro rossetto della marca Shaga. La marca Shaga la trovate in tutti i punti vendita, Upim, Coin e vicino alla marca Essence. È molto buono come marca e anche come durata di prodotto, qualità prezzo, è fantastica. Allora, io questo qui, pensate, l'ho comprato a Milano ed è questo viola glitter che ha in mezzo dei glitter molto carini. Eccolo qui. Ed è il numero, adesso lo dico, il numero 57. Sicuramente queste lo trovate perché è una delle nuove collezioni che era presente l'anno scorso, ma sicuro c'è in commercio ancora. Poi troviamo la marca Debbie, eccola qui. Il numero di rossetto è il 7 ed è un fucsian molto fluo, per farvi capire. Eccolo qua. Insomma, come avrete notato, i rosa non mi piacciono, eh? No, no, proprio no. Queste tonalità sul rosa, però che ci posso fare se mi piace un colore? Allora, sempre della Kiko, però su questo qui vi faccio, diciamo, un po'... ve le faccio vedere, ma non credo la troverete, a meno che sul sito non ci sono delle rimanenze. Questa faceva parte della collezione, adesso ve lo dico, Rock Idol. Eccolo qua. Io avevo comprato queste belle tonalità, le metto così le vedete per bene, queste tonalità straordinarie, hanno una durata e qualità prezzo fantastica. La prima è un color aranciato che si avvicina al corallo, eccola qua, ed era la numero 03. Se le trovate queste qui fatemelo sapere anche per queste, perché mi vorranno molto bene e mi dispiace che come collezione l'hanno tolta, ma sapete chi ogni volta rinnova come tutte le altre marche del resto. Questa è la 06, eccola, la 06, ed è un color fucsia, giusto, ecco, ricominciamo che cadono le cose come sempre. Allora, poi quest'altra tonalità è un rosa molto chiaro, delicato e carino, eccolo, per trucchi naturali, come vi dicevo prima, per quell'altro che io ho più o meno nel mio beauty kit come rossetti tonalità quasi tutte uguali, però mi piace perché uso diverse marche
E inoltre anche se sembrano uguali, le tonalità poi quando le vado a mettere sulle mie labbra appaiono un po' diverse. E questa è la 01. Eccola qua. Allora. Ah, scusate, ne ho trovato un'altra ancora, di sempre di quella. Ah, no, 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 già ve l'ho fatta. Sì, la 03 color trap, sì, già l'ho fatta vedere. Poi, nel mio beauty case di rossetti troviamo anche collezioni che ho comprato a Halloween e c'è un rossetto. Questo è un color cioccolata fondente, molto scuro, infatti l'ho utilizzato molto quest'inverno. E faceva parte appunto della collezione di Halloween di Nigo ed era lo 0. No. Il 5, scusate, il 522. Credo che questo qui ci siano ancora delle rimanenze sul loro sito. Perché molto spesso quando nei negozi non vedete che alcuni prodotti non ci sono più, è perché magari lì nel punto vendita li ha finito. Però se voi andate a vedere sui siti loro online, molto probabilmente alcune cose le trovate. Io a volte ho fatto così. Allora, poi un altro rossetto Ghigo, l'812. Questo è un colore molto bello. Eccolo qua. È un marroncino che rimane molto lucido sulle labbra, non è molto vistoso. Ed è buono anche questo qui, molto. A me piace tantissimo questi colori particolari. Poi l'817, un colore fucsia che però rimane traslucido sulle labbra, molto carino. Per la stagione primaverile estiva, principalmente questi colori, però incomincio a utilizzarli anche adesso, quindi non c'è problema. A me piace molto questo fatto di abbinare i rossetti in base alla stagione. Poi vabbè, so il solito rosso che tutte avremo senz'altro nel nostro beauty case, chi non ha un rossetto rosso è il must have per tutti. Il numero 22 sempre della collezione di Kiko. Poi il numero 12, un colore marrone mattoncino, tonalità del genere. Sempre il mio amato Ghigo, spero non mi cada poi tutto quanto. Questo è un colore fucsia, fucsia no, rosato, sul rosso, diciamo, è una tonalità particolare di Ghigo, infatti mi piace molto. Lo utilizzo tanto, come potrete vedere. Ed è il numero 912. Proseguiamo ancora. Ma il top ve lo lascio. Questo qui no, già ve l'ho fatto vedere. Oh, c'è la doppione. Ma il top ve lo lascio per ultimo, assolutamente. Ah, nel frattempo, sperando che non mi cada tutto, rimetto tutto nel beauty case. Ecco qua, non sapevo. Allora. Bene, prosegue la caduta dei rossetti. Ecco qua. Allora, prima di farvi vedere, secondo me, il top del top, vi faccio vedere l'ultimo rossetto economico come costi della L'Oréal Paris, questo rosato, molto carino, ed è il numero 04. Ma adesso arriva il top del top dei rossetti. Allora, voi dovete sapere che io sono sempre stata un'appassionata dei trucchi MAC, ma ogni volta che entro nei loro negozi, quando vedo, diciamo pure è un fatto pure economico, però non c'è niente da fare. Quando c'è qualità e prezzi alti, quasi sempre il prodotto è pressoché buono, però non per tutte le marche così, ma per marche assolutamente. Allora, il prezzo di questo rossetto qui, che è della Matte Royal, della collana, diciamo, possiamo dire così, dell'edizione, ecco, della MAC, ed è un lipstick matte, matte per davvero, ed è lo 0. Adesso ve lo dico. No, non è lo 0, il B75, scusate, mi ricordavo che MAC aveva questo codice. Ed è il primo rossetto che ho di MAC, appunto. Non so quante volte ho detto MAC. Fantastico, appena è stato mio, amore a prima vista. Ed è un colore che non tutte sicuramente può piacere, insomma. Però io,
avendo voluto comprare il primo rossetto di questa marca, volevo scegliere una tonalità molto molto particolare ed è questa qui. È un viola che se poi mi metto la luce rimane sul blu, è un viola blu fantastico. Ve lo consiglio vivamente e vi consiglio anche i prodotti di MAC perché la qualità c'è, il prezzo purtroppo è quello che è. Spero che prima o poi qualcuno di voi possa acquistare i prodotti MAC perché sono eccezionali. Allora, spero che questo filmato vi sia piaciuto. È stata, diciamo, mi piaceva molto farvi vedere tutto il mio enorme beauty case riguardanti i rossetti. Adesso lo chiudo, che man mano si aggiorna sempre di più perché non smetto no, e non smetterò mai di comprare rossetti. Eccolo qui, l'enorme pochette dei miei lipstick. Spero vi sia piaciuto il filmato. Continuate a seguirmi ovunque, ormai sapete, su YouTube, chiaramente se siete iscritte, sulla pagina Facebook, sul mio profilo pure personale pubblico qualcosa, lo sapete, mi chiamo Azzurra. E per il resto niente, il prossimo video ve lo prometto, smetto con questi video, queste tipologie un po' dirette e comincio a truccarmi con voi. Vi propongo un tutorial, non mi voglio svelare più di tanto, vi lascio con il dubbio. Ci vediamo nel prossimo filmato, un grande bacio come sempre e Mua.